Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Baileront. Allora, ragazzi, continuiamo le lavorazioni. Siamo a febbraio, stavo per andare avanti a marzo, ma ho ben pensato di occuparmi un attimo della fabbrica della farina, perché è inutile che io vada avanti senza produrre niente. A questo punto porto 30 millilitri di sorgo e almeno vado avanti, produce un po' di farina, mi produce, va ben così. Come siamo messi con sta fabbrica? Quella qua, vabbè, la mandiamo avanti, tanto abbiamo un anno per produrre farina da vendere, perché la farina si vende a dicembre. Qui siamo a febbraio, abbiamo un altro tutto un anno per lavorarci sopra e per produrci molto bene, per produrci sopra molto bene. Ok, qua siamo a posto, questo lo rimandiamo in farm. Allora, nel gameplay precedente mi sono fatto un bel po' di vendite, come potete vedere. Abbiamo fatto anche un paio di missioni, mi sembra, sì, due di dovevo vendere fertilizzante liquido che mi hanno garantito un apporto economico non indifferente, perché sono state belle missioni. Vediamo se qua me le conteggia. Reddito dai contratti, avevamo quasi 488.000 euro a febbraio e 267.000 euro a gennaio, per cui mi sono tirato bene bene su. Abbiamo venduto un bel po' di prodotti e adesso mi rimane soltanto da vendere il miele. E il miele, detto ciò, ho sistemato un attimo le pecore che dovevo sistemare qua. Credo che in questo gameplay, in teoria, forse sistemo un attimo la farm, vediamo un attimo cosa fare. Nel gameplay precedente ho preso questa botte qua che risulta un po' pericolosa, diciamo, ho raggiunto un limite di peso, raggiunge un limite di peso non indifferente. I terreni sono a posto e le richieste qua non c'è niente, vabbè. Tanto la neve è già andata via, molto bene. Bene, andiamo al periodo di vendita del miele. Ok, molto bene, sono le 8 di mattina, il 3004 al negozio, sempre là a fare un mucchio di strada devo. Vabbè, nel frattempo il Johnny è tornato e credo ci siano molti gli animali che richiedono la mia assistenza. Esatto. Vabbè, partiamo subito con il gameplay. Come sempre, ragazzi, io prima di continuare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Ottimo. Allora, detto questo, devo prendermi sì. Devo prendermi il carrellino qua e andare a prendermi il cassone. Lì però forse se lascio giù la botte, esatto. Siamo prima. Eccellente, devo cominciare le semine anche. Eccellente, eccolo qua. Allora andiamo in farm, carichiamo e andiamo a vendere sto miele. Ok, vediamo se me li carica. Sì. Ok. Allora, mi carico un attimo qua i pallet perché è una cosa un po' complessa, visto che sono sparsi un po' ovunque e forse non ci sta neppure tutto. Faccio io a tirarli fuori da là. Vediamo se riesco a caricarli. Non tutto mi sa, vero? No, non ci sta tutto. Siamo pieni. Vabbè, lo mando così, l'altro mando il Steyr. Vabbè, lo mando così. Perfetto, e anche questo ce ne va. Allora, finché i nostri amici, i nostri trattori vanno, io mi vendo questo e inizio a sistemarmi la farm. Asfalto. Asfalto. Eccellente. Ora quanto asfaltiamo?
Caldiamo tutto. Allora, edifici. Un bel capanno. Questo è enorme. Questo non se ne parla proprio. Questo è un deposito sfusi. Questo è un garage piccolo che ammazza. Oh. Ma che facciamo a farcelo stare questo? Come faccio a farci stare un attrezzino del genere? Garage di legno grande. Garage di legno grande. Non ci sta poi così male. È un bel problema perché se lo piazzo qua siamo proprio al limite della strada proprio. Vorrebbe dire chiudere la parte lì posteriore se io lo metto qui. Non vorrei fosse se io chiudo qua, chiudo. Sì, non voglio chiudere proprio chiudere. Proviamo a posizionarlo qua, vediamo che succede. Te prego. È storto, è come non dovrebbe essere, purtroppo. Interessante. Quello dà sulla strada, però non è come lo volevo io. Allora, ragazzi, vediamo un attimo di sistemare questa situazione. Allora, questo l'ho visto e si entra solo di qua. Questo potrebbe anche fare al caso mio. Solo e se anche questo potrebbe fare al caso mio. Allora io vorrei metterne qua uno. Non proprio vicino alla strada, però uno qua. Ok. Questo se io lo piazzo qua. A maderare via un po' di cosette, ma non con questo. Qua cosa sta succedendo? Disastro. Dove sta andando quello? A campi proprio? Vabbè, tanto portiamo questo a vendere. Uno l'ho posizionato, adesso devo vedere come funziona. Miele non accettato qui. Questo lo portiamo qui, che intanto vende. Il John Deere 14.000, 15.000 euro più o meno, vabbè. Adesso andiamo con questo. Ottimo. Sposta questo. Questo forse lo rimando a casa. Ok, dovrebbe partire. Sì, esatto. Mentre io comincio a vendermi il miele. Ottimo. Mazza si è svelto. 100.000 euro, 107 più i 15 andiamo a 122.000 euro, molto bene. Allora, il cassone qua a noleggio lo restituisco, questo lo mando in far, anzi lo mandiamo forse al negozio a prenderlo. Ok, allora il noleggio lo restituisco, tornando a noi, vediamo un attimo qua cosa è successo. Bene. Bene. Sì, dai, qua qualcosa ci sta sicuramente. Volevo spostare sta situation qua, vediamo un attimo. Questo lo posso togliere da qui? Far danni è facile. Ma sta robina qua io neanche più la uso. Appunto. È inutile che le tenga se poi non le uso. Allora. Abbiamo detto che oltre a quello volevo mettere giù questo qua. E in teoria non dovrei chiudere nulla perché comunque spazio ce n'è sia da un lato che dall'altro. Danni in teoria non dovrei farne. Eccellente. Molto bene. Allora, volevo un attimo anche sistemare sta zona qua.
però qua non c'è niente che possa poter. Allora, vediamo un attimo cosa posso fare io, così almeno evito di darci addosso. Allora, mi metto giù un po' di pezzonate perché effettivamente non abbiamo una mazza qua. Vabbè, me la fa chiudere lì. Riuscire a chiudere anche qui. Perché qua ci sono le. Sarebbe un problema mettere un cancello qua, però, secondo me. Però mi piacerebbe. Allora, un attimo che voglio provare a fare una cosetta. Voglio proprio provare a fare una cosa. Allora, vediamo se mi riesce. Anche se forse a sto punto lo spazio potrebbe essere anche eccessivo a sto punto. Perché se io adesso voglio provare a eliminare il fienile, che comunque a sto punto del gioco non serve neanche tanto più perché. Visto che abbiamo il silo multifruit. Ok. Adesso forse ci rimane soltanto la paglia dentro lì. Vediamo un attimo. Vabbè, mi finisco qua di sistemare la cosa. Sposto i mezzi, tolgo i due capanne, tolgo il cumulo di letame e ci siamo. Allora, ragazzi, ho sistemato un po' di cose qua sotto. Sto notando che ci stanno, comunque, ci stanno anche bene. Non avrei proprio la necessità di andare a togliere questi due oggetti, però ormai lo faccio. Andiamo in costruzione. Allora, questo lo vendo. Questo lo vendo. E questo lo vendo. Ho fatto un bel po' di spazio, eh. Allora, andiamo a rimettere subito giù il cumulo, che starebbe bene anche qua, volendo. Ci starebbe bene anche qua, ma aspettiamo questo. Allora, avevo detto capannoni e avrei voluto mettere giù tanto questo a un'uscita posteriore e comunque adesso ci sta benissimo qua. Però purtroppo non sta dritto. Se io lo metto qua dritto, risulta un po' tutto strettino e siamo al limite del regolamento qua. Io invece lo tengo qua. Allora abbiamo un problema perché devo capire come gestire la situazione. Anche questo non sarebbe aggressivo, comunque è tutto molto aggressivo. Questo è decisamente più ridotto rispetto all'altro e costa. Almeno mi fa guadagnare qualcosina. No, ma questo ha gran garage con officina. Io devo mettere giù l'officina. E perché non posso mettere giù questo? Vediamo che ne esce. Ok. Un po' rimpicciolita la situation. Oh, questa è una rimessa molto bene. E questa è l'officina. Ok, però non ho capito da dove funziona sta officina. Se è di qua o di là. Vabbè, potrebbe anche starci così. Ho un po' invaso il parcheggio qua, però. Allora, vediamo un attimo se a questo punto me lo tengo così e voglio capire se posso chiudere. Se almeno posso un po' chiudermi la farm. Credo che sarà un bel problema qua a chiudere, eh. Tutto collide. Troppo sti capanni qua sono aperti e non posso farci niente. E anche io. E comunque poi ho le serre che non posso chiudere qua. Vabbè,
Vabbè, non posso chiuderle, però posso far così. Effettivamente. Potrei far così. Ok. Questo lo demolisco. Eccellente. E dai, va bene così. Sì. Va bene. Allora, devo mettere giù il cumulo. Eccolo qua. Per le serre. Sarebbe bene anche qui volendo, eh? Sì, ottimo. Eccellente. Veronice. E comunque teniamo l'asfalto, eh? Sistemo un po' qua la zona. Però. Vediamo se così. Perfetto. Meglio. Meglio sì, dai. Molto meglio. Bene. Oh, ci vorranno le luci sicuramente. E a capire quale officina cosa, come funziona, perché non so se basta portarle di qua o di là. Buh. Buh. A posto, anche qua dietro ho sistemato un pochino. Vabbè, forse non serviva, ma comunque va benissimo così. Almeno abbiamo una bella entrata. E adesso, come ultima cosa, ragazzi, prima di concludere con il gameplay, devo vendermi questi due attrezzi qua perché non mi servono. Io, come prima di concludere con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. E vi ringrazio. Vediamo se riesco a non far casino e danno. Allora, vendi e vendi. Ok, perfetto. Che altro? Vabbè, adesso ci penso un attimo e vediamo. Oh, bene, allora ragazzi, questo trattore, l'unica cosa che devo fare, l'ultima cosa che devo fare è che abbiamo molti mezzi in offerta disponibili, partendo da questo bel class da 200 cavalli base. Passando per questa seminatrice e arrivando fino al Lizard T-Rex 600, che non sarebbe una cattiva idea acquistare. Non sarebbe una cattiva idea acquistare perché, però, dopo tante peripezie, diciamo, ormai, io avevo intenzione di acquistare un biogas. Allora, avevo l'intenzione di mettere giù un biogas. Ho questo qua piccolino da 10.000 euro, in cui sì, potrebbe anche andare bene, però vedo che non mi produce digestato. Mentre questo qua devo studiarmela un attimo, perché questo qua piccolino, ma piccolino, diciamo, è una bella parola dire piccolino, perché vedete questo è il digestato. Io ne avevo, forse ne avrei bisogno. Questo non produce digestato, sarebbero un po' di, sì, di cosette da buttare giù, sinceramente. Tipo ci sarebbe questa bella produzione qua che produce il fertilizzante e i semi, il che potrebbe anche andare a mio vantaggio, soltanto capire dove posizionarla. Andiamo avanti a posizionarle qua le fabbriche. Il problema è che devo appiattire. Dovrei appiattire. Dovrei prima sistemare il terreno. E so che poi ne esce un disastro. Anche qua non sarebbe male, però vediamo
Vediamo un attimo cosa succede se io mi prendo un punto e lo porto a livello. Questo no, è eccessivo. Però questa produzione qua non è affatto malvagia così. Anzi, potrei tenerla anche un po' più. Vediamo che è successo. Deve essersi alzato qualcosa però. Vediamo cosa ho fatto perché qualcosa si è alzato, esatto. Ma non più di tanto. Vabbè, ci do una spuntatina. Tanto ormai i soldi se ne stanno andando a vista d'occhio. Allora, adesso posso fare smussa. Vabbè. E anche qua abbiamo messo giusta produzione qua di semi e vernici e cosette varie che potrebbe tornarmi utile. Qua poi prossimamente più o meno sto campo qua è andato, ormai c'è sto ritaglio qua di erba che fa proprio ridere, però purtroppo va ben così. Allora, oh, eccola qua, semi. Semi, non ho capito la spiga. Ah, vabbè, ammazza. Oh. Semi, fertilizzante, erbicida. Vuole frumento, fertilizzante, diesel. Non ho capito il senso, però. Ah, allora mi fa semi o dall'orzo. O dal frumento, poi mi fa fertilizzante dalla cacchina più la calce e mi dà il fertilizzante. Fertilizzante liquido da queste due componenti o l'erbicida da queste. Vabbè, la provo, vediamo un attimo. Frumento, orzo, concime, tanto basta buttarci dentro tutto, poi decido io quale produzione andare a fare. Naturalmente con l'orzo magari sarebbe il più indicato. Immagazzinamento, vabbè. Qua c'è da buttare dentro le cose, qua. Perfetto. C'è stasera qua che proprio non mi piace come spuntata, forse sarebbe il caso di abbassarla. Cioè, perché mi ha alzato tutto il sistema. Vabbè, comunque ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay, che vedremo il funzionamento di questa fabbrica. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao!